Ciao a tutti, oggi vorrei fare insieme a voi calzini per bambini 4-5 anni, lunghezza 16 centimetri. Lavoreremo con ferie numero 3, 5 ferie per fare le calze. E lavorerò con la maglia 60% lana, 40% acrilico, sarebbe 50 grammi per 120 metri. Un gomitolo così, 50 grammi, basta per due calzini così piccoli. Abbiamo bisogno anche di due marker, forbici. E anche un spillo per collegare fili. Io lavorerò con questo tipo di lana e dovrei avviare 44 punti. Avvio insieme a voi. Due, tre, ci vediamo quando facciamo 44 punti. Ecco, io adesso ho 44 punti, adesso dobbiamo creare un cerchio, faremo in questo modo, quindi in ogni ferro faremo 11 punti, andiamo. Adesso facciamo maglie coste 2 6 7 8 9 10 11 Adesso dobbiamo collegare questo. Così dobbiamo fare. Quindi dobbiamo collegare. Io faccio in questo modo.
Faccio un paio di punti con questi due fili. Uno. Ah, questo no. Due. Tre. Poi questo lascio e rimane. Poi dobbiamo lavorare. Spero si veda bene. Poi con questo, alla fine del lavoro, con questo filo colleghiamo tutto che rimane. E quindi lavoriamo queste coste, due dritto e due rovescio in ogni nostra feri. Io faccio questo giro con voi, dopodiché dobbiamo fare, io ce l'ho qui 20 feri in totale, sono 7 centimetri, faccio vedere così meglio. Adesso io continuo così in modo che potete vedere come si chiude bene alla fine quel lavoro, solo che quel tavolo è un pochino scomodo, ma non fa niente. Questo filo dovete un pochino stringere un po'. Che poi ci basta due volte passare qui e si chiude bene. Allora ci vediamo quando abbiamo fatto 20 feri, cioè 7 centimetri. Ecco, abbiamo fatto 20 giri di coste, maglie coste, e quindi adesso dobbiamo fare 5 giri di maglie diritte. Quindi faremo così. Allora, facciamo 5 giri e ci vediamo tra 5 giri di maglie diritte. Ecco, abbiamo fatto 5 giri di punto diritto. Adesso dobbiamo cominciare a fare il tallone. Quindi, noi abbiamo feri così, quindi questo primo ferro da questo filo, contiamo i feri, sì? Primo ferro, secondo, terzo e quarto.
Quindi adesso facciamo questi due e poi tallone cominciamo a fare qua questi due ferri. Lavoreremo su terzo e quarto ferro. Quindi qui facciamo adesso mettiamo su tutti e 22 punti su solo un ferro. Adesso giriamo lavoro e facciamo punti a rovescio, così faremo 12 ferri, punto diritto, punti a rovescio, 12 ferri dobbiamo fare. Giriamo e continuiamo a lavorare il primo dopo. Quindi facciamo 12 ferri e ci vediamo tra 12 ferri. Quindi adesso abbiamo fatto 12 giri, qui deve essere 6 cimose, quindi queste sono queste qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo sono punti del lavoro, già. Poi qui dobbiamo separare, qui sono 22 punti, in centro ce l'ho io 8 e a lati 7 punti. Ok, quindi dobbiamo finire, filo deve essere da questo lato, dovete finire così, avete fatto 10, 11, noi abbiamo fatto 12 giri, 12 ferri, quindi adesso proseguiamo
in questo modo. Marker mettiamo qui. Facciamo questi 8-7 punti. Ecco, è rimasto uno, quindi faremo in questo modo, marker togliamo. E questi due punti insieme. Adesso giriamo il lavoro. Primo voto facciamo. È rimasto uno, noi questo mettiamo così, togliamo il marker, lavoriamo questo e questo che abbiamo fatto vuoto mettiamo sopra, facciamo un'altra volta, giriamo il lavoro. Questo ultimo e quindi li facciamo questo ultimo e questo insieme, giriamo il lavoro. Ecco, rimasto questo ultimo e quello altro che dobbiamo farli insieme, quindi questo facciamo vuoto, questo lavoriamo e sopra mettiamo questo, così si forma il tallone. Ci vediamo quando avete finite tutte le diminuzioni. Quindi adesso io ce l'ho, mi è rimasto una diminuzione qua e una qua, da due lati. Quindi qui faccio io. Così, do tutti due a rovescio, con il nostro tallone. Adesso dobbiamo alzare i punti da qui. Quindi proseguiamo con il nostro lavoro, dobbiamo fare
alzare. Da questi cimose dobbiamo alzare i punti. Io faccio vedere come faccio io, forse qualcuno sa fare diversamente, ma io faccio così, quindi questa prima cimosa io faccio così, una, e da la stessa cimosa faccio un'altra. Prossima. Una. E adesso metto qui e un'altra. Quindi da una cimosa io faccio due punti alzo. Quindi abbiamo alzato 12 maglie e adesso, per non fare buco qua, io alzo da qui, da questo, vedi, questo, questa catenella e catenella questa qua, da ultimo suo punto alzo un punto e continuiamo così non abbiamo buco tutto intero. Andiamo a lavorare, continuiamo a lavorare calza. Qui facciamo stesso modo, quindi lavorate fino a qui, alzate una da qui, dove sta qua, ultimo di questa catenella, faccio un po', ecco questo dove ci sta già punto qui sul ferro. Questo prossimo da qui dovete alzare dall'ultimo qui già da dove dobbiamo fare due punti e da qui dobbiamo fare un punto. Io spero che ho spiegato abbastanza bene, che avete capito. Da qui è tutto. Da qui dovete alzare uno e poi da questi 6 cimose dovete fare ancora 12 punti, quindi qui, scusate, qui abbiamo alzato 13 e qui dobbiamo fare anche 13 punti dobbiamo alzare. Ci vediamo alla fine di questo lavoro. Quindi abbiamo fatto e adesso facciamo così questi 8 maglie, separiamo tra questa e questo ferro, quindi poi continuo a lavorare ancora 4, e questi 4 mettiamo direttamente qui, così in questi ferri avremo 17 maglie. 17 maglie. E questo sarà inizio qua sul tallone, sarà inizio dei nostri prossimi giri. Adesso cominciamo a formare questa parte della calzina.